Diawara. Koulibaly. Si avvicina Insigne. Insigne di prima. Milik. Si chiude il triangolo. Insigne. Callejon. La mette dentro. Proprio lui. L'unico della rosa del Napoli che aveva segnato allo Juventus Stadium. Quel gol era stato inutile. La sconfitta in campionato 2-1. Ora dà il vantaggio alla squadra di Sarri al 36esimo minuto. Sorpresa la Juventus nel settore di sinistra. Ma bravissimo qua Insigne, 1-2 con Milik, molto bravo. Poi questo è il gol targato Insigne Callejon. Palla dentro per Callejon e lui arriva dietro. Dietro le spalle di Asamoah, compare e fa gol, un piattone adesso sul primo palo. Un altro classico del Napoli, Callejon che sbuca indisturbato e colpisce sorprendendo all'altezza del secondo palo. Juventus 0, Napoli 1 a Torino. Sì, Asamoah si è fatto sorprendere dietro le spalle e gioca dietro Higuain. La grinta di Mandžukić che ha recuperato su Maggio. Dybala, Higuain, va giù Dybala e Valeri indica il dischetto. Calcio di rigore per la Juventus. Pjanic vorrebbe il provvedimento disciplinare oltre al calcio di rigore. Va a chiedere spiegazioni Koulibaly al direttore di gara della sezione di Roma 2. La Juventus sotto in casa. Eccolo con il piede sinistro Koulibaly. Passa la palla non il giocatore, va sull'interno Dybala. Koulibaly sostiene di non aver toccato l'argentino. L'arbitro ha indicato il dischetto. Dybala contro Reina. È il secondo minuto. Dall'interno dell'area la rincorsa della gioia. Dybala che spiazza Reina ed è conto pari allo Juventus Stadium. Juventus 1, Napoli 1, partenza forte della squadra campione d'Italia in avvio di secondo tempo. 11 centri stagionali per Dybala che ha segnato in tutte e tre le partite giocate dalla Juventus in questa Coppa Italia, all'Atalanta, al Milan e ora al Napoli per pareggiare il conto dopo la rete di Callejon. Allora due cose, è grave l'errore del Napoli che su una rimessa laterale si sono fatti sorprendere da Dybala che ha attaccato alle spalle di Culizardo, però è stato bravo a temporeggiare. Le telecamere hanno colto l'applauso di Allegri ai suoi, ha detto bravi Allegri, evidentemente apprezza questa intensità, questa continuità che non si è vista tanto nel primo tempo. Ma quando poi una squadra si riconosce in un certo sistema di gioco. Pjanic per Cuadrado. Entrato in area anche Bonucci, poi un po' nella terra di nessuno Reina e Bonucci sul tocco di Higuain. Esulta Higuain e la Juventus ribalta questa semifinale d'andata nel punteggio. Ora in vantaggio la squadra campione d'Italia. Juventus 2, Napoli 1. Sì, ha fatto un gol da una posizione quasi impossibile, però di nuovo un'ingenuità della difesa del Napoli. Su calci piazzati hanno delle grandi difficoltà, vedi palla che esce, Cuadrado mette, lascia, Reina esce a vuoto. Non interviene Bonucci perché sa che ormai la palla sta entrando dentro per la rete, la seconda nella stagione alla sua ex squadra di Higuain. 23 centri stagionali per lui, 19 in campionato, ma poi difficile di 3 in Champions, 5 del Napoli a cercare la giocata vincente nell'area di rigore della Juventus. Valeri dice che non c'è irregolarità su Albiol. Ripartenza bianconera con il velocissimo Dybala, inseguito da Maggio. Dybala, l'altruismo per Cuadrado che tenta di aggirare Reina e Valeri per la seconda volta indica il dischetto. Nei capelli discussione con Rocchi. È andato giù Albiol. Valeri ha fatto cenno che era tutto regolare e controgiocata rapida, metà campo scoperta, la cavalcata di Dybala e poi Reina su Cuadrado. Reina che dice sì, ho toccato la palla, sì. Tocca in effetti la palla, poi c'è l'impatto sulla gamba sinistra di Cuadrado. Sì, però il Napoli non può lasciare 2 contro 2 in avanti su un calcio d'angolo. 69esimo, altra chance dal dischetto, la Juventus è sul 2-1. Dybala, stesso angolo e si butta sempre dall'altra parte Reina ed è 3-1, era sotto di un gol
la Juventus ed ora conduce per 3-1, doppietta per Dybala. E questa è la Juve, questa è la grande squadra che aspetta gli errori degli avversari per colpire, per far male. E quando vede che sono in difficoltà gli avversari, la Juve non sta lì, subito verticalizza e poi con le giocate dei campioni. E se tu concedi il 2 contro 2 sul tuo calcio d'angolo a favore, loro ti fanno male. C'era secondo te il calcio di rigore per il Napoli quando Valeria ha detto che non era fallo su Albiol? Dovrei rivederlo meglio perché l'ho visto così.